Io adesso continuiamo ad essere, mi pare, in tempi previsti. Adesso passerei all'ultima relazione per questa mattinata, anticipando appunto la prima relazione del pomeriggio per gli impegni del professor Zamagni, che lo prego di prendere la parola. Ecco, così come abbiamo previsto un altro discussant, il professor Nuvolari. Grazie molte. Prego. Grazie per l'invito e i complimenti per aver voluto organizzare questa giornata di studio. La tesi, nel tempo che ho a disposizione, che andrò ad argomentare, è in breve la seguente. Tognolo non merita l'oblio nel quale è stato collocato, ovviamente sto parlando del Tognolo economista, perché si può parlare, però forse qualcuno si dimentica che Tognolo è stato in primo luogo un economista, quindi è evidente che le sue letture e le sue categorie di pensiero, se applicate ad altri ambiti, necessitano di una particolare chiave interpretativa. È ovvio che sia così. Quindi ha insegnato 40 anni a Pisa, prima a Padova, e come economista. E quindi io è al Tognolo economista che rivolgerò adesso la mia attenzione. Perché non merita l'oblio? C'è un parallelo interessante tra la vicenda e la figura umana di Tognolo e quella di un altro economista, sempre italiano, che ha subito sostanzialmente la stessa sorte di mutatis mutandis, che è quella di Antonio Genovese. Noi sappiamo che Antonio Genovese è stato il primo cattedratico al mondo di economia. La prima cattedra universitaria di economia viene istituita dall'Università di Napoli nel 1753. E il primo economista a ricoprire la cattedra, che allora si chiamava di economia civile, fu Antonio Genovesi, il quale ovviamente venne subito dopo messo nell'oblio. Quindi è successo a Tognolo quello che un secolo prima era successo a Genovesi. Così come l'ombra di Adam Smith coprì Genovesi, l'ombra di Pareto da un lato e Maffeo Pantaleoni dall'altro coprì la figura di Tognolo. Quindi c'è proprio un parallelo molto stretto, entrambi economisti, eccetera. E allora io ho cercato di darmi una ragione. Perché Tognolo è stato dimenticato? Se voi guardate i libri di economia di oggi, vi sfido a trovare se trovate una volta citato il nome di Tognolo. Ma quel che è peggio è che addirittura nei libri di storia del pensiero economico, Tognolo, quando va bene, riceve una riga o due righe, se qualcuno. Poi ci sono alcune rarissime eccezioni che confermano la regola. Ma non è forse vero che uno storico dovrebbe dire le cose che sono accadute, magari per criticarle? E invece no, Tognolo è stato lasciato nel dimenticatoio. E allora, siccome questo è un fatto piuttosto eclatante, ripeto, uno può benissimo scrivere, esprimersi, come abbiamo sentito poc'anzi dal professor Cassese, in posizione molto negativa, ci mancherebbe altro, però bisogna trattarlo. Bisogna dirlo, soprattutto agli studiosi, ai giovani studiosi di economia, non si può negare che sia esistito questo personaggio. E allora la domanda diventa: perché? Quali ragioni ci spiegano questo fin de non recevoir della professione e in generale della cultura nei confronti di Tognolo? Tre ragioni principali. La prima è che Tognolo, quando nella prolusione che lesse all'Università di Padova prima di lasciare la sua università e arrivare qui a Pisa nel 1873, la prolusione, è stato ricordato anche stamattina, ha per titolo L'elemento etico nelle leggi economiche. Notate, se avesse scritto l'elemento etico nei comportamenti economici, nulla questio, non sarebbe successo niente. Ma lui ha avuto l'ardire di scrivere nelle leggi economiche. E allora qui già questo suscitò un enorme vespaio. Perché la domanda è: quanto mai le ferree leggi dell'economia,
di cui avevano parlato alcuni decenni prima grandi economisti inglesi e anche francesi, dovrebbero essere assoggettate al giudizio etico? Non è forse l'economia quella disciplina che nulla ha a che vedere con l'etica? E allora perché negare la scientificità all'economia in nome della eticità delle sue proposizioni, ovvero sia delle sue leggi? Chi muoverà questa accusa sarà soprattutto Pareto e poi Maffeo Pantaleoni. Per non addetti ai lavori, Pareto e Pantaleoni sono stati i due economisti più famosi, non solo in Italia ma anche all'estero, a cavallo tra i due secoli, tra 800 e 900. Pareto in particolare, ancora oggi, è l'economista più noto in assoluto, perché il criterio di Pareto, che gli economisti sanno, è valso a superare un problema di natura epistemologica all'interno della teoria dell'utilità, ma questo adesso non ci interessano queste cose. E sentite cosa scrive Pareto nel 1901, in aperta polemica con Toniolo. Cito da Pareto: «Io faccio tutto il mio corso di economia politica senza adoperare il termine valore. Cerco una teoria economica che invece accolga e figuri i fatti economici». E poi va avanti dicendo le cose che abbiamo letto in Toniolo sono prive di senso, prive di ogni appunto fondamento, eccetera. Ecco allora il primo punto. Toniolo dà fastidio. E quindi quando uno dà fastidio deve essere criticato e possibilmente emarginato. Quando mai si tollerano coloro i quali criticano? E bisogna emarginarlo dalla professione, perché siamo in epoca in cui il positivismo logico alla fine dell'Ottocento, lo statuto epistemologico del positivismo cosa diceva? Che una proposizione o una teoria può essere scientifica soltanto se rinuncia di appellarsi all'etica, quale che sia la teoria etica che si vuole sottoscrivere. Dunque, se l'economia ambisce allo statuto della scientificità, deve tagliare i ponti con l'etica. Ne deriva che Toniolo, che afferma il contrario, va emarginato perché è un pericoloso, un pericolo pubblico, perché mina alla base la scientificità del discorso economico. Questa è la prima ragione che ci aiuta a capire perché la nozione di valore economico di Toniolo verrà completamente abbandonata a favore di una teoria del valore utilità al quale lo stesso Pareto e anche Pantaleoni darà un contributo fondamentale. E voi sapete che in quegli anni era ancora prevalente tra gli studiosi di economia la posizione cardinalista, la concezione dell'utilità cardinale, e i positivisti attaccheranno gli economisti, soprattutto di scuola austriaca, oltre che di scuola inglese, era ancora vivo il ricordo di John Stuart Mill, proprio perché il cardinalismo non era compatibile con i canoni metodologici del positivismo logico, e chi salverà la scienza economica positivisticamente intesa sarà proprio Pareto, il quale dimostrerà che non c'è bisogno del cardinalismo, basta l'ordinalismo, cioè dire la funzione di utilità ordinale fa tutto ciò che si poteva ottenere dalla funzione di utilità cardinale. Quindi è evidente che in un contesto, in un clima di questo tipo, un pensiero come quello di Toniolo ovviamente non poteva che essere dare fastidio. E ovviamente si usa uno stratagemma che è valso anche per attaccare Toniolo su altri piani che non sono quelli che io, su cui ho competenza specifica, quello appunto della democrazia, eccetera, e cioè sì, Toniolo non è scienziato perché è cattolico, quindi bisogna farla via con questi, perché i cattolici quando danno fastidio non li si attacca mai dicendo perché tu sei cattolico. Si dice no, tu non sei uno scienziato perché le regole della scienza sono quelle del positivismo e quindi tu non ti attieni, non sei appunto. La vera ragione era che dava fastidio in quel torno di tempo che ci fosse un economista cattolico come Toniolo che portasse avanti certe istanze. La stessa cosa era successa pari pari un secolo prima a Genovese. Genovese era addirittura abate, quindi pensate un po', ed è chiaro. Però, come dopo dirò, siccome il tempo è galantuomo, alla fine i conti tornano, perché
insomma, il tempo è galantuomo, si aggiustano le cose, no? Eccetera. Questa allora è la prima ragione. Quindi Toniolo paga di persone il suo coraggio perché va controcorrente e lo paga sostenendo che le tesi o le teorie o i modelli economici hanno un fondamento valoriale e in quanto avendo un fondamento valoriale non possono queste teorie prescindere dal riferimento all'etica. Ovviamente qui si aprirebbe un altro discorso, quale etica, ma è ovvio che all'epoca di Toniolo questa distinzione non era molto, quando si diceva etica si faceva riferimento soprattutto all'etica delle virtù di matrice aristotelica, perché è vero che l'utilitarismo era già entrato, ma soprattutto in Italia l'utilitarismo entrerà dopo la Prima Guerra Mondiale, quando lui era già morto, Toniolo, e quindi parlare di etica voleva dire la linea di pensiero che parte da Aristotele, Tommaso, la prima e la seconda scolastica e arriva sino ai suoi giorni e così via. C'è poi la seconda ragione. E la seconda ragione è dell'avversione nei confronti di Toniolo, è che Toniolo scopre una grave aporia all'interno del costrutto teorico-economico di fine Ottocento, che ha appunto in Italia come vertice ricordati Pareto, Pantaleoni e altrove altri nomi che non sto a citare, e cioè la vexata questio dell'homo economicus. Noi sappiamo che la teoria neoclassica che inizia con la rivoluzione marginalista del 1871-73 afferma esattamente come principio quello dell'homo economicus. E cioè dire, la scienza economica, se vuole essere scienza, deve fare propria la ipotesi antropologica dell'homo economicus. Aperta parentesi, chi è l'homo economicus? L'homo economicus è un soggetto razionale che presenta due caratteristiche, quella dell'individualismo assiologico e quello del comportamento autointeressato. Cioè tu sei homo economicus se nel tuo agire riferisci ogni determinazione, categoria di valore economico alle tue preferenze individuali. Questo vuol dire individualismo assiologico. Sono le mie preferenze a determinare ciò che ha valore e ciò che non ha valore. Il comportamento autointeressato, self-interest, vuol dire che il self-interest non è la stessa cosa dell'egoismo, non è selfishness. In inglese purtroppo noi italiani facciamo un po' di errori quando traduciamo, perché in inglese c'è selfishness e non si cura degli altri, però neppure li danneggia. Per essere banali è un tipo asociale, non antisociale. L'egoista è antisociale. L'homo economicus è asociale, cioè un individuo che pensa solo alla propria funzione di utilità e quindi né danneggia come fa l'invidioso, gli invidiosi danneggiano gli altri, no? Ma neppure aiuta come fanno coloro i quali praticano la reciprocità, ad esempio, o certe forme di altruismo, eccetera. Quindi l'assunto di partenza è che tutto l'edificio della teoria economica si regge sul costrutto dell'homo economicus e quindi tutte le proposizioni, i teoremi e le conseguenze devono essere derivate da questo presupposto. C'è addirittura in Inghilterra Philip Wicksteed, era un pastore della scuola e della chiesa anglicana, professore di economia molto valido, che scrisse un bellissimo libro all'inizio del Novecento, The Common Sense of Economics, nel quale dice la caratteristica che rende l'economia diversa da tutte le altre scienze sociali è l'ipotesi del non-tuismo. E lui la dice in latino, non-tuism. Cioè io non devo preoccuparmi chi è il mio tu. Questo è l'homo economicus. L'homo economicus pensa solo a se stesso ed entra in rapporti, non in relazione, ma in rapporti con l'altro solo per via contrattuale. Nel senso che io per raggiungere il mio obiettivo devo fare il contratto con te di compravendita, il contratto di lavoro con quello e così via. Ma quelle non sono relazioni interpersonali, sono rapporti negoziali, definiti da canoni di legge di un tipo o dell'altro e così via. Ora, qual è allora il punto? Il punto è che
Toniolo, legato alla corrente di pensiero del personalismo, di cui sappiamo, la filosofia personalista è anti-individualista, ovviamente non poteva accettare che il discorso economico principiasse dall'assunto dell'homo economicus. Questo è evidente. E quindi lo critica in diversi passaggi della sua opera, ma se si ha attenzione lo si può leggere tra le righe di tanti altri discorsi. E cioè, nel fare questo, Toniolo svela la grande aporia del pensiero appunto dei positivisti, in particolare di Pareto e di Pantaleoni, di Wicksteed, eccetera. E l'aporia è questa: tu, Pareto, dici che in quanto positivista logico, e per rendere l'economia scienza, la devi svincolare dai giudizi di valore e quindi in particolare dall'etica, benissimo, ma non ti rendi conto che l'assunto di homo economicus è un assunto di valore, è un assunto etico? Perché questo è il punto. Perché uno è libero di dire che è individualista e autointeressato, ma sfido uno a dire che questo è un presupposto di fatto, questo è un presupposto etico. L'etica individualista, che poi si richiami alla versione dell'utilitarismo o ad altre versioni che dopo si chiameranno del neocontrattualismo, o meglio del contrattualismo bayesiano, quello è un altro discorso. Quindi ecco l'aporia. Da un lato si vuole difendere la scientificità della scienza economica definendola asettica rispetto ai giudizi di valore, dall'altro però tu costruisci l'edificio su un giudizio di valore come quello dell'uomo economico, che è pesantissimo, perché vuol dire assumere che gli uomini sono autointeressati, sono individualisti. Ora, anche allora, oggi poi abbiamo l'evidenza delle prove empiriche, sappiamo che gli homines economici in una popolazione media non superano il 45-50%. Quindi metà della popolazione, quando va bene, in media, lo dico sulla base di dati recenti pubblicati in America sulle più prestigiose riviste, frutto di indagini di laboratorio e di experimental economics, eccetera. In altre parole, è vero che ci sono gli homines economici, ma non tutti sono così. Perché ci sono anche, c'è anche la figura dell'homo reciprocans, cioè dell'uomo reciprocante. Allora, tu come fai a dire che vuoi fare una scienza oggettiva se parti da un assunto che è particolaristico? Ecco, questa aporia evidentemente ha dato molto fastidio agli economisti. E allora, siccome ha dato fastidio, bisogna ignorarlo e bisogna mettere Toniolo nel dimenticatoio, come infatti non lo si è mai insegnato. Oggi uno dice non lo si insegna, ma perché è vecchio, ma anche allora non veniva insegnato, dopo la sua morte non veniva insegnato, è fuori del suo ambiente, tipo Pisa, Padova, dove aveva conservato amici, nessuno ne ha fatto parola. C'è infine la terza ragione che aiuta a spiegare il fin de non recevoir, e questa terza ragione noi la vediamo in quella prolusione 1888 all'anno accademico qui all'Università di Pisa. Il titolo di quella prolusione 1888 era Scolastica e umanesimo nelle dottrine economiche al tempo del Rinascimento in Toscana. È un saggio bellissimo. Io modestamente posso dire che molti commentatori che hanno commentato questo saggio perché non l'ha capito. Allora, un po' di umiltà ci vorrebbe da parte di tutti, soprattutto degli intellettuali, i quali pensano di saper tutto, e invece no, io sono il primo a non saper tutto e lo dico subito. Però ci sono altri che invece pontificano come se, eccetera. Perché dico questo? Perché in questo saggio Toniolo rivisita a distanza da alcuni secoli quell'evento che ha caratterizzato e ha reso questa terra di Toscana e poi d'Italia famoso nel mondo, che è l'evento dell'umanesimo e poi del Rinascimento. Non del Medioevo, perché il Medioevo era già finito, giusto? Ci hanno insegnato così al liceo. Ebbene, cosa accade durante la fase dell'umanesimo, quindi nel 400? L'umanesimo, sappiamo, ha due versioni, l'umanesimo civile e l'umanesimo incivile. L'umanesimo incivile comincia già alla fine del 400 e poi al suo momento di gloria nel Rinascimento.
L'umanesimo, questa distinzione non è parole, sono parole tecniche, no? L'umanesimo civile è legato all'aristotelismo, l'incivile al platonismo. Sappiamo la differenza tra Aristotele e Platone, la relazionalità nell'uno e l'individualismo nell'altro, eccetera. Ebbene, all'epoca dell'umanesimo civile avviene quella, si realizza quel fenomeno di portata epocale, cioè la nascita dell'economia di mercato. Perché l'economia di mercato nasce qui, in Toscana, all'epoca dell'umanesimo. E ovviamente sappiamo qual è la linea di pensiero che alimenta a modo di una nutrice la nascita dell'economia di mercato, è il pensiero francescano. I francescani sono stati i primi grandi economisti, ma voi avete sentito qualcuno che dica che i più grandi economisti di quell'epoca ovviamente sono stati i francescani? Guai! Si dice che i francescani erano quelli che raccoglievano le castagne da dare ai poveri, è vero o no? Ora, basterebbe leggere Schumpeter, austriaco, non credente, nella sua storia monumentale, dice i più grandi economisti prima di Adam Smith erano francescani e un domenicano, e cioè il vescovo di Firenze, Antonino da Firenze, diventato poi anche lui santo, il cui libro è un libro di teoria economica formidabile, ma di teoria economica, non di teologia, di teoria economica. Ebbene, in questa prolusione, da cui viene fuori poi il saggio, Toniolo mostra di avere appunto capito quello che oggi si sta riscoprendo, e cioè che al suo nascere l'economia di mercato non è l'economia di mercato capitalistica. Il capitalismo verrà fuori dopo, come i grandi storici Le Goff e tanti altri ormai hanno finalmente dovuto ammettere. Cioè prima nasce l'economia di mercato, poi nasce due o tre secoli dopo l'economia di mercato capitalistica. Ovviamente sappiamo cosa ha alimentato questa falsa credenza, nella quale era caduto il povero Marx, perché Marx era molto intelligente. E se avesse avuto modo di leggere l'italiano, cosa che non poteva leggere, probabilmente non avrebbe scritto quello che ha scritto, perché Marx ha identificato il mercato col capitalismo. E quindi, poiché bisognava distruggere il capitalismo perché sistema fondato sullo sfruttamento, ergo, a mo' di sillogismo, bisognava distruggere il mercato. Ma se avesse saputo che io posso avere un'economia di mercato non capitalistica, probabilmente il corso della storia sarebbe stato diverso, ma non lo possiamo sapere perché non si possono fare analisi controfattuali in questo ambito, eccetera. Ecco allora il punto. Toniolo, rivisitando quello e probabilmente per cultura sua personale, questo lo capisce, lo sa. E qual è la differenza tra il mercato civile degli umanisti o civili e il mercato capitalistico che comincerà ad affermarsi a partire dal 600 e poi nel 700 il secolo d'oro, è il secolo della rivoluzione industriale in Inghilterra, è il secolo durante il quale il sistema capitalistico mette radice, eccetera. La differenza non è tanto negli ingredienti, nei meccanismi di funzionamento del mercato, come la moneta, la divisione del lavoro, l'accumulazione, eccetera, ma è nel fine. Quindi è nell'elemento teleologico, nel telos, che il fine dell'economia civile di mercato è il bene comune, il fine dell'economia capitalistica di mercato è il bene totale. Tutto qui. Ovviamente lui non usa bene totale, però se andiamo a rileggere, mentre usa abbondantemente bene comune, è tutto qui. E cioè che nella logica dell'economia capitalistica di mercato quello che conta è il totale. Oggi noi diremmo il PIL, dobbiamo massimizzare il PIL. Nella logica invece del bene comune quello che conta è che tutti abbiano accesso, cioè dire, per dire in termini contemporanei, per usare un termine di Acemoglu recente, istituzioni economiche inclusive e non estrattive. In altre parole, perché i francescani danno vita all'economia del mercato? Leggiamo Bernardino da Siena, il suo libro del 1427, Prediche volgari. È un testo, io ancora oggi lo spiego ai miei studenti all'Università di Bologna. Se si vuole capire l'economia e il mercato bisogna partire di lì, però bisogna essere intellettualmente onesti.
non dire solo le cose che fanno comodo, bisogna dire anche le cose che non piacciono, che non comodo. Insomma, a me hanno insegnato così, che questo è il vero confronto. Poi uno prende posizione e sta da una parte o dall'altra. E nel testo di Bernardino da Siena, che è quello che ha fondato il Monte dei Paschi, quindi probabilmente se potesse tornare in vita avrebbe qualche motivo di rammarico, eccetera. E così. Esattamente l'idea è che tutti devono partecipare al processo lavorativo. Voi sapete Francesco cosa scrive nella regola. Io ho sempre lavorato, e dice nella regola francescana, e voglio che tutti lavorino, tutti, non solo i più dotati, non solo i capaci, non solo i forti, tutti. Ed è per questo che i francescani inventano la divisione del lavoro. Ecco allora cosa vuol dire bene comune. Se noi adesso teniamo conto di questo, riusciamo meglio a capire quello che scrive Tognolo nei suoi saggi, che preso così alla lettera e senza un inquadramento di questo tipo può essere facilmente misinterpretato, interpretato in maniera errata. Ecco allora il terzo motivo di atteggiamento critico nei confronti di Tognolo. Perché Tognolo, nel momento in cui fa vedere che non c'è solo il modello allora dominante, favorito dai liberali dell'epoca, è già stato detto tanto questa mattina al riguardo dell'economia capitalista, c'è anche la possibilità di fare un'economia di mercato di altro tipo. E per quello che nella prolusione a Pisa lui sceglie quel titolo lì, scolastica e umanesimo, nelle dottrine economiche al tempo del Rinascimento in Toscana e così via. E quindi capite adesso perché. Io ho finito il mio tempo e quindi adesso devo andare verso la conclusione, ma quest'ultimo punto ci aiuta anche, secondo me, a capire e a mettere nella giusta prospettiva la posizione di Tognolo nei confronti del corporativismo. È ovvio, se Tognolo potesse rivivere, cancellerebbe subito la parola corporativismo, perché noi leggiamo il corporativismo associandolo al cooperativismo fascista. Ma Tognolo non lo sapeva, non poteva immaginare quello. Ma soprattutto la parola corporativismo, chi ha studiato Amintore Fanfani sa cosa vuol dire, anche Fanfani parla di corporativismo, perché era la parola allora che circolava, come già stato detto, per chi nella bocca nel liberalismo da una parte e nel socialismo organicista dall'altra. Però io sono il primo ad ammettere che è una parola sfortunata, perché non ha senso. Cosa vuol dire corporativismo? Ovviamente le corporazioni di arte e mestiere erano nate allora, no? Prima ancora dell'umanesimo, come sappiamo, eccetera, però avevano un altro significato. Noi oggi usiamo quella parola col significato che adesso sarà dato dal momento, dal periodo fascista in avanti, e questo secondo me non è corretto, perché se noi andiamo a vedere e togliamo la parola e ci fermiamo l'attenzione sul, come dire, sul significato, il principio corporativo è quello che oggi noi chiameremo il principio di sussidiarietà, verticale, orizzontale e circolare. Questo è il punto. Ovviamente la parola sussidiarietà allora non circolava, bisognerà attendere la quadragesimo anno, 1931, Tognolo era già morto, per vedere da parte della dottrina sociale della Chiesa riconosciuto il valore della parola sussidiarietà. Ma negli ambienti europei già circolava, perché come voi sapete la prima formulazione è di Althusius, filosofo olandese Althusius, e poi di Grotius, i quali usano la sussidiarietà come principio di organizzazione sociale per garantire la libertà, non la giustizia, ma la libertà. E Tognolo conosce queste cose, però probabilmente, ma io non posso saperlo e nessuno può saperlo, si serve della parola corporativismo. Se non l'avesse usata e avesse messo sussidiarietà, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente quanto ad interpretazione del suo pensiero. Ecco allora, in conclusione, ci sarebbe, ad esempio, Tognolo è contro l'ultramontanismo. Perché di questo non si fa mai parola? L'ultramontanismo era una corrente di pensiero associata all'opera di De Maistre, che aveva scritto quel famoso saggio Du Pape,
no? E secondo cui l'ordine sociale sarebbe stato garantito soltanto da un potere papalino anche sulla società civile, politica, eccetera. Ma Toniolo è sempre stato contro De Maistre ed è stato contro l'ultramontanismo. E invece in certe letture sembra quasi che si renda Toniolo propenso ad andare in questa direzione. E non è così, perché se noi leggiamo nel programma dei cattolici di fronte al socialismo, che è già stato del 1894, cito da Toniolo: nulla domandiamo al socialismo, nulla concediamo meno ad un nuovo neocristianesimo sociale vaporoso e ingannevole. Quando si prendono i pezzi, o si prendono un po' tutti, o non si possono prendere solo quelli che fanno comodo le proprie tese. Io questo è perché sfido uno a dimostrare cosa c'entra questo con il corporativismo nel senso attuale del termine. Ripeto, nulla domandiamo al socialismo, nulla concediamo ad un nuovo neocristianesimo sociale vaporoso e ingannevole. Noi aspiriamo a ricomporre quell'ordine, eccetera, eccetera, e così via. Ecco allora perché, in conclusione, è bene oggi recuperare, però bisogna fare uno sforzo enorme, liberare di parole che nel corso del tempo hanno cambiato il loro significato e soprattutto contestualizzare. In questo senso l'approccio che io privilegio nei lavori di ricostruzione storica è l'approccio di storia delle idee nel senso di Arthur Lovejoy, il grande storico, metodologo, storico americano, quando diceva il vero lavoro dello storico non è tanto quello di ripetere, di chiosare, eccetera, ma di chiedersi quella parola, quel concetto detto in quel momento, quando le correnti di pensiero erano così, cosa, che significato poteva avere, eccetera. Ecco, io ritengo che se si seguisse questo approccio alla Lovejoy è possibile e fare in modo che il pensiero di Toniolo torni oggi ad essere interessante, soprattutto in un'epoca come l'attuale in cui si parla di modelli diversi di economia di mercato, perché non c'è solo l'economia liberista di mercato, non c'è solo l'economia sociale di mercato di marca tedesca, ad esempio Toniolo non andava d'accordo con l'economia sociale di mercato, sapete, non andava d'accordo, ecco perché non citava i tedeschi. Lì li conosceva, infatti è stato detto giustamente, conosceva, perché l'ordo liberalismus evidentemente non gli piaceva, eccetera. Lui era a favore di un modello che oggi chiamiamo, lui non lo chiama così, economia civile di mercato, che è fondato su quei principi come la solidarietà sicuramente, sussidiarietà e soprattutto sull'idea del bene comune. Cioè il mercato, l'economia di mercato si giustifica a senso se include tutti. E includere tutti vuol dire tutti, non solo i forti, i belli, gli intelligenti, ma anche quelli che sono meno dotati, quindi ad esempio piena occupazione. Toniolo era a favore di politiche della piena occupazione, antistatalistiche però, e così via, eccetera, eccetera. Ecco perché chiudo dicendo che avete fatto bene, avete avuto anche coraggio a organizzare questa giornata di studio e mi auguro che altre a queste possano seguire, perché quel pensiero non è qui tanto ormai Toniolo è diventato santo, quindi siamo a posto. Cioè per noi, per la categoria che rappresento, è stata una grande gioia che un economista possa diventare santo. Io non ci avevo mai creduto, invece adesso ci credo, eccetera. Quindi non è tanto per quello, ma è perché effettivamente viviamo in una stagione, quella attuale, che dopo un secolo quelle, non tutto ovviamente, ma buona parte di quelle categorie di pensiero tornano ad essere attuali e particolarmente utili. Grazie. Grazie al professor Zamagni che ci ha introdotto alle categorie economiche del pensiero di Toniolo e ce le ha anche contestualizzate in modo appunto da riuscire a capire che cosa effettivamente significassero in quel contesto.